mi hanno detto di Nisù che c'era bicchierata, invece non c'era bicchierata, c'è tanta gente, tanti amici. Credo che dobbiamo ringraziare Matteo Bianchi perché ci ha ridato entusiasmo, ci ha ridato orgoglio, ha fatto una grandissima campagna elettorale. Credo che possiamo andare tranquilli e sereni a testa alta domenica e lunedì. Naturalmente la cosa che dobbiamo fare è una cosa molto semplice: convincere e ricordare a tutti che bisogna fare un piccolo sforzo, magari sotto l'acqua, tanto non hanno niente da fare. Domenica e lunedì piove, che Dio la manda, e quindi dobbiamo e devono trovare 5 minuti per andare al seggio, ritirare una scheda, una matita e fare quello che devono fare. Naturalmente questa campagna elettorale è stata una campagna elettorale come tutte quelle che conosciamo nei tempi recenti, in cui nulla è scontato, nulla è tranquillo, tutto, diciamo così, fa parte un po' anche della rappresentazione che vogliono quelli che insomma non ci vogliono bene. Però io dico sempre che noi facciamo politica e non fantapolitica. Ci sono quelli che gli piace il genere della fantapolitica, ma non della fantascienza. Ma noi facciamo la politica che è questa qui, cioè di stare in mezzo alla gente in amicizia, con, alimentando le speranze di una città migliore come merita Varese. E quindi io non la voglio fare tanto lunga perché a dire la verità sono anche stanchissimo. Ho girato un po' dappertutto, però insomma è giusto chiudere qui, soprattutto perché Matteo Bianchi ha fatto un gesto davvero d'amore per la città e si è messo a disposizione, e questo è un gesto che merita, diciamo così, un premio.